Tamponamento sulla bretella grave una bambina di 8 anni dopo uno scontro avvenuto all'altezza di Massarosa tra tre auto. Tutto esaurito e tanti VIP per la Turandot di Signorini, applausi e critica favorevole alla prima dell'opera pucciniana firmata in regia da Alfonso Signorini, data di apertura del Festival Puccini di Torre del Lago. E quei lavori al Ponte del Diavolo, presentato il progetto di recupero del prezioso monumento della Valle del Serchio e della provincia di Lucca. Lo sport e il ciclismo al Memorial Pardini fa tappa sulle Pizzorne, domani la terza prova del challenge di mountain bike dedicato al giovane scomparso. Buonasera, buon sabato, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Purtroppo in apertura la cronaca, un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio sulla bretella. Una bambina di 8 anni adesso è in gravissime condizioni all'ospedale di Pisa. Vediamo. Una bambina di 8 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa dopo un tamponamento avvenuto sull'autostrada Bretella-Lucca-Viareggio nel pomeriggio di oggi. Erano da poco passate le 16 quando, per cause ancora da accertare, all'altezza dello svincolo di Massarosa, in direzione Lucca, tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Ad avere la peggio sono state una donna e la figlia di 8 anni, entrambe di Prato, che viaggiavano su una Mini. A causa del violento impatto, la bambina ha perso conoscenza e i sanitari del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarla in attesa dell'elicottero Pegaso che è atterrato sulla bretella. Per consentire le operazioni di soccorso, l'autostrada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La piccola è stata portata in gravi condizioni a Pisa, mentre la signora all'ospedale San Luca di Lucca, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le indagini di quanto accaduto sono affidate alla Polizia Stradale di Viareggio. Continuiamo con la cronaca. Avrebbe circuito e truffato numerose persone facendo credere loro che era in grado di entrare in contatto con i defunti in quanto interprete e voce di uno spirito guida che identificava nell'anima del suo compagno morto. Questa è l'accusa che ha portato in carcere una 55enne italiana, titolare di un negozio di Lucca, arrestata dalla squadra mobile fiorentina in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Firenze. Secondo l'accusa, in questa maniera la donna avrebbe intascato circa 40.000 euro da vari clienti. E ancora per la cronaca, la stazione di Querceta del soccorso alpino è intervenuta oggi a Malbacco, nel comune di Seravezza, per soccorrere una donna che, cadendo, ha riportato un trauma al piede. Il luogo dell'intervento, Pozzo della Madonna. Altro intervento del soccorso alpino e speleologico sulla parete nord del Pizzo d'Uccello, dove un arrampicatore è caduto durante una cordata ed ha riportato un trauma alla spalla. È stato necessario anche l'intervento del soccorso alpino e dell'elicottero Pegaso. Adesso parliamo di cultura, della Turandot. C'era grande attesa per questa prima dell'opera pucciniana firmata da Alfonso Signorini a Torre del Lago. Vediamo com'è andata. Voleva emozionare, incantare, stupire, ma sotto il segno di quanto voluto da Giacomo Puccini, e ci è riuscito in pieno. Applausi e critica favorevole alla prima della Turandot firmata da Alfonso Signorini. La storia della principessa di Gelo e del principe ignoto ha avuto l'onore di aprire la 63esima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago. Allestimento tutto nuovo, con le scene imponenti e suggestive di Carla Tolomeo e i costumi di Fausto Puglisi e Leila Fteita, davvero stupendi. Regia di Alfonso Signorini, scrittore, giornalista, conduttore televisivo e per la prima volta nei panni di regista d'opera. Ma non a caso per lui, che è diplomato in pianoforte al Conservatorio. Ho letto su chi il suo editoriale, lei ha parlato di una luce che le si è accesa. Sì, è la luce della passione, la passione anche per questo nuovo lavoro. Meglio scrivere un editoriale?
fare la regia di un'opera? Beh, lei mi dice scrivere un editoriale. L'editoriale per me è la parte più importante del mio giornale, perché è la mia finestra aperta con i lettori a cui voglio bene, ed è anche forse la pagina più letta di chi. Quindi io amo il mio spazio e amo il mio rapporto con i lettori. Certamente l'opera è qualcosa di assolutamente coinvolgente. Qui ho vissuto delle emozioni che era 15 anni che non vivevo, quindi sono emozioni vere e importanti. Credo che stasera piangerò. La prima ha visto sul podio il maestro Alberto Veronesi a dirigere l'orchestra del Festival Puccini, affiancata dal coro e dalle voci bianche del Festival, diretti da Salvo Sgrò e Viviana Picella. Nel ruolo di Turandot, Martina Serafin, in quello di Calaf, Stefano Lacolla, ad interpretare Liu, Carmen Giannattasio. Si replica domenica 23 luglio, mentre tra poche ore sul palco del Pucciniano andrà in scena la Rondine. E per questa prima davvero tante persone, tanti VIP e istituzioni. Vediamo questa carrellata sul red carpet. Non solo ha firmato una Turandot che è piaciuta, ma ha saputo anche riportare l'attenzione dei media nazionali sulle sponde del lago caro a Puccini, grazie ad un parterre di ospiti davvero eccezionali. Tutti per vedere la prima dell'amico Alfonso Signorini come regista d'opera. Ecco allora il Gran Teatro, tanti personaggi del mondo dello spettacolo, da Valeria Marini a Simona Ventura, passando per Federica Panicucci. Al fianco della Ventura anche Daniela Santanchè. E poi ancora Andrea e Veronica Bocelli, lo scultore Can Yasuda. E poi ovviamente le istituzioni davvero numerosissime per questa prima della 63esima edizione del Festival Puccini. Dal consigliere regionale Stefano Baccelli al sindaco di Pietrasanta Massimo Malegni e poi ancora al primo cittadino di Massarosa Franco Mungai, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini insieme ai vertici del Teatro del Giglio, fino ai padroni di casa, il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l'assessore alla cultura Sandra Mei. Questo accadeva ieri a Torre del Lago, questo accadeva questa mattina a Lucca, perché è iniziato in verità da ieri sera l'arrivo dei fan per il concerto della star del pop Robbie Williams, in programma appunto questa sera in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. I supporter del cantante inglese, soprattutto ragazze, si sono accampati in particolare lungo via Vittorio Emanuele e via Vittorio Veneto in attesa dell'apertura dei cancelli. Alcuni, come vedete in queste immagini, hanno trascorso la lunga attesa dormendo in strada. Per l'esibizione del cantante inglese sono stati venduti 12.000 biglietti. E ora andiamo a Borgo a Mozzano per parlare dei lavori di restauro del Ponte del Diavolo. Tante autorità alla conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro del Ponte del Diavolo, che si è tenuta nella sala consiliare dell'Unione dei Comuni della Valle del Serchio. L'intervento, su progetto dei tecnici del Monte Chiocca, prenderà il via alla fine di agosto e sarà il primo di una serie di lavori che coinvolgeranno lo storico ponte. È importantissimo il biglietto da visita alla cartolina della Valle del Serchio e della Garfagnana. Dopo tante ristrutturazioni della Rocchia passiamo al Ponte del Diavolo con un primo lotto, ma con l'impegno a concludere presto tutti i lavori. Il primo intervento sarà finanziato con circa 100.000 euro, raccolti attraverso l'Art Bonus, grazie ai privati e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. È un intervento effettuato proprio per cercare di tutelare al meglio questo bene culturale, grazie anche al meccanismo dell'Art Bonus, che consente quindi ai soggetti privati di poter avere un credito di imposta da parte dello Stato per un intervento diretto sul mantenimento, sulla valorizzazione e sulla conservazione soprattutto dei cosiddetti beni culturali, di cui il Ponte della Maddalena, Ponte del Diavolo è senz'altro uno, appunto, come dicevo prima, degli elementi più importanti di qui della Lucchesia. Questo primo lotto prevede un intervento sui primi due archi del ponte. Andremo a intervenire sulla vegetazione, sulle pietre deteriorate, su quelle mancanti, sulle infiltrazioni d'acqua. Quindi andremo davvero a restaurare il nostro ponte, che non solo è un simbolo della Valle del Serchio, ma è un simbolo storico e turistico. Infatti è uno dei monumenti voluti fortemente da Matilde di Canossa, quindi è nella nostra anima di territorio.
E proseguono i lavori per le nuove fognature sulla via di Sant'Alessio. Le porte di Lucca GEAL annunciano nuova chiusura della strada da lunedì 17 a sabato 22 luglio tra via Bruschini e le Madonne Bianche. E ora ancora in Valle del Serchio a Castelnuovo per una mostra dedicata alla Guardia di Finanza. La fortezza di Montalfonso a Castelnuovo ospiterà dal 22 luglio la mostra La Guardia di Finanza nella Grande Guerra. L'esposizione, presentata a Palazzo Ducale, è stata curata dal maggiore Gerardo Severino, direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione del Museo Storico delle Fiamme Gialle di Roma, con il sostegno della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. La mostra racconta del contributo spesso trascurato della finanza nel primo conflitto mondiale. La durissima vita in trincea, gli scontri all'arma bianca, ma anche al di là del fronte, la lotta al contrabbando e alla borsa nera in tempo di guerra. Si tratta di una mostra importante perché verrà esposto uno spaccato della storia della Guardia di Finanza e in particolar modo verranno esposti dei cimeli risalenti alla Grande Guerra, e quindi sarà un evento assolutamente importante che attirerà molto l'attenzione dei visitatori e degli appassionati alla storia. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale in collaborazione col Museo Storico della Guardia di Finanza, una celebrazione non formale che fa naturalmente, si inserisce nel percorso che abbiamo avviato come amministrazione sulle celebrazioni dei 100 anni della Prima Guerra Mondiale. Il presidente della provincia, Menesini, ha ricordato come la mostra sia anche l'occasione per l'ulteriore valorizzazione della fortezza di Montalfonso. Una fortezza appunto nel sistema delle fortezze della Medievalle, soprattutto della Garfagnana, e quindi questo è un elemento estremamente significativo. Attraverso questa mostra appunto si valorizza e si permette una maggior fruizione di questo spazio. L'esposizione rimarrà aperta fino al 15 ottobre e sarà visitabile ad ingresso gratuito. Nella prima parte del TG abbiamo parlato della Turandot e ora adesso parliamo invece di un corso, di una masterclass dedicata proprio ai cantanti e ai musicisti. È ai nastri di partenza la seconda edizione di Virtuoso e Bel Canto, il festival di musica da camera ideato da Riccardo Cecchetti con la consulenza di Jan Bjoranger, promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Vosas Intime e Teatro del Giglio, che dal 16 luglio al 5 agosto presenta alla città di Lucca e ai suoi ospiti una programmazione concertistica di livello internazionale, degna dei più importanti festival di musica classica. Virtuoso e Bel Canto, mentre mantiene intatta la propria vocazione all'alta formazione strumentale, con masterclass di pianoforte e fortepiano, violino, viola, violoncello, contrabbasso e musica da camera, e concorsi riservati agli iscritti della masterclass, condivide il proprio patrimonio musicale con la città che ospita il festival, offrendo 3 settimane di musica diffusa, vitale e gioiosa, nei luoghi di spettacolo e in ambientazioni insolite e suggestive, con un cartellone ricco e composito di concerti e appuntamenti musicali ripartiti in 3 sezioni tematiche. Le nostre attività sono molto intense, si parla di 35 manifestazioni in meno di 20 giorni, i concerti sono divisi e le manifestazioni in vari titoli, tutti i concerti sotto il nome I Virtuosi, che sono i concerti diciamo di maggior rilievo, quelli davvero da festival internazionale, poi ci sono i Colori del Talento con i nostri meravigliosi studenti, più di 150 ragazzi strumentisti provenienti da 41 paesi del mondo, dai 5 continenti, e via discorrendo con molte altre manifestazioni diffuse per tutti nei posti più belli della città di Lucca. E ora, come ogni sabato, il messaggio dell'arcivescovo Italo Castellani. Tutti noi in questi giorni, l'uomo, il creato, gli animali, siamo avvolti dalla calura e ne soffriamo. Ma io immagino anche voi, sto soffrendo per tutti questi incendi, no? Anche in giro per l'Italia, ma anche sul nostro territorio, ho sentito del Capannorese e dintorni, questi incendi. E poi se penso alle cause
l'autocombustione, ma insomma sono casi rarissimi, ma una sigaretta buttata dalla macchina sul ciglio della strada, ecco, stiamo attenti. Ma poi non capisco, sì, è una malattia il piromane, ma è quelli, addirittura si dice che tutti questi incendi, per deviare l'opinione pubblica da temi più urgenti, scottanti, così l'incendio devia, da notizia, si devia l'opinione pubblica, e dai temi appunto impellenti di vita sociale, poi ecco questi incendi per tutti quegli interessi privati, di gruppo mafiosi, chiamiamoli così, e pensare che il Padre Eterno ha affidato il creato, questo giardino all'uomo perché lo coltivasse e lo custodisse, un dono immenso. Ed allora, ecco, io vorrei, mentre penso a tutto questo, vorrei prendere coscienza con voi del dono che è il bosco, le risorse del bosco, perché a volte così non ci facciamo caso, no? Pensate, l'ossigeno, senza ossigeno non vivremmo, e il bosco ci garantisce questa possibilità di vita. Pensiamo ai frutti del bosco, dalla legna, la legna preziosissima, sia per il fuoco ma anche così per tutto il mobilio, cose belle. Pensiamo agli altri frutti proprio del bosco, dei castagni, funghi, gli altri frutti di sottobosco, una ricchezza infinita. Io voglio dire grazie a quei giovani che so che si stanno orientando come lavoro, proprio a lavorare il bosco. Un dono prezioso allora per tutti, un lavoro prezioso per loro, ma per tutti noi. E auspico che ci siano leggi locali, nazionali, regionali, che favoriscano questa imprenditoria giovanile. Permettetemi però di dire grazie anche ai nostri carabinieri forestali, cioè la guardia forestale che è molto attenta, e anche ai nostri vigili del fuoco che cercano di salvare, ecco, il nostro bosco in fiamme. Una gratitudine di tutti noi. È tutto per la prima parte del TG, una pausa e poi ancora insieme per la pagina sportiva.